Mondo Piccolo nasce come progetto fotografico nel 2006, la prima realizzazione con una mostra e poi con la pubblicazione del libro è stata nel 2010 e nasce nell'ambito delle iniziative per il centesimo anniversario, per il centenario quindi della nascita di Giovannino Guareschi. In realtà tradurre in linguaggio fotografico quello che è stato, diciamo così, la straordinaria ricchezza dei racconti di Guareschi è un'impresa assolutamente impossibile. Il primo rapporto con Paolo è avvenuto attraverso i suoi libri. E poi, grazie anche a Cristina e alla Back Gallery, c'è stata questa collaborazione e si è pensato a questa mostra. E da lì è nato un rapporto invece più empatico e emotivo con Paolo e abbiamo iniziato a discutere sul suo lavoro e abbiamo iniziato a discutere diciamo su quella provincia, su quella bassa padana tra Parma, Reggio e Modena che entrambi conosciamo e perché abitiamo. Io appunto sono di Parma, lui di Reggio e quindi ci legava anche questa storia comune, questa geografia, questa territorialità comune che Paolo in questo lavoro, in Piccolo Mondo, descrive partendo da una sollecitazione letteraria, quella di Guareschi, ma se vogliamo ampliandola con tutta la sua appunto conoscenza sia diretta della zona, appunto del territorio, dello spazio, ma anche indiretta, culturale. E quindi da questa base, da questa anche base comune è nata questa creazione di questo percorso, di questa narrazione che vuole raccontare appunto questo piccolo mondo che ha una sua intelligenza provinciale, come mi piace dire, ossia appunto quella capacità di vivere una terra, un territorio non assolutamente facili, ma reinventarli appunto anche con un'ironia che Paolo credo riesca a restituire. Anche perché parte attore lui stesso di quel territorio, di quel mondo piccolo. Parliamo di una terra di provincia, di una terra di terre di periferia e qui mi permetto di citare uno scrittore che è Gianni Celati che sostiene che la provincia più che un luogo geografico è una condizione dello spirito ed è quello che ho cercato, diciamo così, nelle mie fotografie, quindi ho cercato di trovare delle situazioni, dei sentimenti, dei profumi, degli odori che, diciamo così, fossero evocativi di questo mondo, quindi non tanto una descrizione in senso strettamente geografico, quanto più, appunto, per tornare a Celati, una suggestione a livello dello spirito. La capacità di reinterpretare un territorio, la capacità anche di reinterpretare un territorio difficile con ironia e intelligenza, quindi ricodificare e giocare con quello che si ha. Per cui a un certo punto tu trovi delle situazioni che sono talmente strampalate, talmente strambe, che dici è impossibile che siano vere, eppure sono vere. Ecco la magia di questi luoghi, dove il reale a un certo punto si confonde e compenetra in maniera impercettibile nel surreale. Per, diciamo così, fare due esempi, proprio in questo mondo piccolo, proprio mi sono messo in questa posizione appositamente per, ad esempio, descrivere questa immagine in cui troviamo un barbiere che di fatto è un pittore naif, la sua grande passione è la pittura naif. Quindi troviamo nella bottega del barbiere, si chiama Sergio Ballani, questo signore, a Lentigione, quindi uno dei posti, una frazione di un comune tra appunto la provincia di Reggio Emilia e la provincia di Parma. Ed ecco che salta fuori improvvisamente in questo luogo sperduto la bottega di un barbiere che espone dei dipinti, sono dipinti naif. Così come qui a Diolo di Soragna vediamo questo signore che si chiama Cesare Bertozzi che a un certo punto si immedesima talmente tanto in Giovannino Guareschi da divenirne un suo vero e proprio sosia, perché se notiamo i baffi e la fisionomia di questo signore, di Cesare, appunto
siamo davanti quasi a una riproduzione, una figura di Guareschi. E questo a un certo punto saltano fuori all'improvviso in terre che sembrano apparentemente dismesse, dimesse, abbandonate, e invece ecco che, diciamo così, improvvisamente trovi queste apparizioni, potremmo chiamarle delle epifanie. È l'intelligenza e l'ironia dell'uomo che partecipa, frequenta e abita quei territori. Anche il paesaggio, che sicuramente nella fotografia di Paolo Simonazzi è importante, quel paesaggio appunto in cui l'uomo non appare, questa famosa Nebbia Padana, che è appunto stereotipo, quasi elemento pop ormai, però nel corso del racconto appunto tende a dissolversi, è come appunto uno scenario che si apre ed entra all'interno appunto anche delle abitazioni, dei bar, dei piccoli circoli, in cui appunto il protagonista è l'uomo, con un occhio particolare, quello di Paolo Simonazzi, che cerca il particolare. Ecco, questi piccoli particolari che caratterizzano appunto l'uomo, che caratterizzano l'uomo e la donna all'interno di questo territorio, e fanno sì che diventi appunto questo mondo piccolo, questa narrazione, questo racconto, questa letteratura, se vogliamo. Guareschi dice appunto che la Bassa è una terra per chi ama stare da solo con i suoi pensieri. Stare da soli con i propri pensieri significa apprezzare il silenzio di queste terre. E Fellini, nel suo ultimo film, che fu La voce della luna, forse non è un caso che fece dire a Benigni a un certo punto questa frase: se tutti facessimo un po' di silenzio, forse riusciremmo a capire di più. Ecco allora che io invito a guardare questo lavoro e queste immagini in silenzio per cercare di capire qualcosa di più.